Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo ancora sulla modalità classica. Oggi proveremo ancora a fare un gran premio negli anni 80. Oggi proveremo la Williams FW12 e guideremo Nigel Mansell o Devon Hill. Mansell, Devon Hill, Nigel Mansell, almeno non può sconfiggerci, dato che siamo noi stessi. Mansell! Dopo, beh, sì, ci sta, sta difficoltà, viaggia lieve, ma buono. E facciamo ok. Questa volta sceglierò il Monaco, un circuito moderno ma che è anche cioè storico alla fine, in cui correvano just i bestie di macchine. E vabbè, inizieremo con la qualifica sperando di non prendere 6 secondi. Questa volta non li potremo prendere da Mansell, lol. E devo prendere 6 secondi di fare una qualifica migliore, anche se la pista e le condizioni meteo sono proprio l'opposto di una buona qualifica. Questo qua già si manda per i cavoli suoi e già non è un buon segno. Cerchiamo di non andare dritto contro il muro alla prima curva. Ok. Ma che la cosa difficile è anche non bloccare le gomme, soprattutto quando c'è la pioggia, che sarà pioggerina leggera, però figa, è sempre pioggia. E infatti ho fatto una cazzata. Ok. Cerchiamo di recuperare. Mi chiedo perché non si è rozzerato niente. Vabbè. Va bene. Quello chi è? Quello di Häkkinen. Questo qua è un circuito molto più lento rispetto a Jerez. E anche molto più difficile, penso, proprio. Però è anche più divertente guidare in questo circuito. E vabbè, allora punterò anche stavolta a cercare di fare una buona gara, anche se questa volta ho fatto una gara un po' schifosa. Ho anche tagliato la curva, grazie di non mi è andata la penalità. Ho nessun... ho già annullata, ah buona. Sono ultimo, proprio a prescindere. Qualsiasi sia il mio risultato, quindi sti cazzi. Adesso primo Schumacher. Perché poi è difficile ste macchine e che vanno subito sui giri. Tu non capisci se devi veramente cambiare o se è un fake. Quindi devi guardare, di dare una chiata un po' alla velocità, devi capire, devi prendersi un po' l'orecchio. L'orecchio. Sono ultimi senza tempo qualificato. Madonna, beh, almeno non possiamo dire di aver preso 8 secondi dal primo. Però mi sa che peggio non aver fatto la qualifica. Già, cerchiamo di fare una buona gara, cercare di fare un buon recupero, soprattutto cercare di fare una buona partenza, che è fondamentale in questo circuito. Solo che queste macchine è un po' una cosa improbabile. Però dai, il problema c'è lo stesso. Le gomme che fischiano. Seconda, terza, dai, la partenza non è stata così brutta. Però è difficile in questo circuito, dato che è veramente ultra mega stretto, è il sorpasso. Soprattutto con queste macchine che sono veramente larghe rispetto a quelle moderne, quindi è complicato a sorpasso moltiplicato per 2, quindi. Però dai, adesso riesco a stare dietro sti qua. Cerchiamo di fare una buona gara. E soprattutto saranno importanti sorpassi in questa prima fase di gara, in cui siamo tutti insieme, cioè tutti uniti. Però bisogna stare ultra mega attenti ad accelerare, in quanto oltre alla trazione di queste macchine c'è anche la pioggia questa volta a complicare il fatto. Grazie a Dio è pioggia leggera e non c'è la tempesta, altrimenti penso che sia impossibile guidare. Magari in un prossimo video proverò pioggia intensa, non l'ho mai provata. Sono andato dritto come un coglione. Ho bloccato le gambe. Le gambe, sì, ho bloccato le gomme. Ok, adesso cerchiamo di rimanere qua. Vabbè, sì, taglio curva, non sono andato adesso nessuno. Va bene. Ok. What the hell is that? Il pacco è stato violento, fammi sapere se è tutto ok. Shit. Ok, grazie a Dio ci sono i flashback. Cerchiamo di fare meglio questa curva la prossima volta, anche se quando è davanti delle macchine è difficile rallentare. So che devi farlo, altrimenti squalificano. Già mi hanno squalificato in qualifica, cercando di non farti squalificare anche in gara. Tra
Minchia, quanto. Quanto vanno sti motori? Allora, cerchiamo di recuperare. Perché è abbastanza difficile recuperare. Perché questi qua vanno veloci. Bella. Li ho quasi presi. Li ho presi forse. Perché nelle curve lente sembra che prendi tutto e dopo arriva un altro pezzo veloce e ti distaccano di 20 km. E tu. E ti dicono bye bye motherfucker. Madonna. No, dai, sono abbastanza dietro, più di prima, di sicuro. Che figato il rumore del tunnel. Oh, questo è stato il passo più pulito di quello di prima. Ma oh, vaffan. Le ultime parole famose. Cheat. La famosa cheat. Dai. Posso prenderle in queste curve. So che è difficilissimo sopravvivere in questo circuito, fide. Dai. Tutti i motori che vanno al massimo. Oh mio Dio. No! Vediamo l'ultimo replay istantaneo, dopo che non posso fare più ste vaccate. LOL. E sono cazzi miei. Se adesso ho paura a frenare, però. Sono io, Mansell! Bella! Ho fatto il giro veloce, incredibile. Scatenatemi questo giro. Adesso voglio sorpassarlo però su manca. Ci ho preso dentro ovunque. Ma ok. Adesso c'è davanti Nakajima. Sono terzi. Grazie a Dio la gara è andata molto meglio rispetto alla qualifica. Ok, questa qua è la curva cruciale. Che sbatta su avvertimento, ma su. Oh. Alcune curve fanno paura da prenderle così veloce, però che ci si può fare? Sicuro è molto peggio nella realtà. Anche perché non ci sono i flashback. Madonna, quanta trazione data a vuoto. Cercando di recuperare in questa parte, che è la parte in cui sono più veloce. Come, infatti, prima ho preso tutti. Adesso, però senza far vaccate e senza buttare fuori nessuno e rompere la macchina. Okay. Perché senza macchina non si va da nessuna parte. No, ci ho dato troppo. Olè. Perché una cosa che non bisogna fare è accelerare quando stai girando queste curve, perché queste macchine, perché altrimenti vai inevitabilmente in testa coda. Anche se mi sa che non le prendo più qua davanti, magari manca un giro. Oh, questa volta non ho tagliato questa curva. Allora dai, sono sul podio almeno per adesso. Madonna, che tagliata che ho fatto. Non sarà più un taglio, secondo me. Vabbè, lasciamo perdere. Non capirò mai le regole dei videogiochi. Oh my god. Figa, Formula 1. Oh, Schumacher ha le costole. Madonna, quanto è davanti, Nakajima. Berger, ciao, motherfuckers.
Minchia, usciamo anche le coaster per cercare di non far avvoiate in queste ultime curve. Oh mio Dio. Attenzione. No, che curva di merda che ho fatto. Mio Dio, ce l'ho nel culo. Spero che non mi attacchi in questa curva, anche perché sono abbastanza scarso in questa curva. Certo che ti hai fatto più le manovre millimetriche, figlia sta pista. Secondo curva qua sono una figata da prendere, soprattutto quando ho visto che Shigan stra mega a veloce. Mega veloce, lol. Concentrazione. Oh, che cosa spinge? Oh! Bella! Terza posizione. Mi ho fatto un recuperone, essendo anche una pista molto difficile da dire. Dove eseguire i sorpassi? Dove eseguire i sorpassi? Faticaccia, però è stato divertente. Spero che il video vi sia piaciuto. Ragazzi, lasciate un mi piace, iscrivetevi al nostro canale. Commentate, commentate. Soprattutto questo. E mettete mi piace alla nostra pagina Facebook. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!